In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi, soprattutto imploro che cessino gli attacchi armati e prevalga il negoziato e prevalga il buonsenso pure e si torni a rispettare il diritto internazionale. La Santa Sede è disposta a fare del tutto, a mettersi in servizio per questa pace. Questi giorni sono andati in Ucraina due cardinali per servire il popolo, per aiutare. Il cardinale, cardinale Kraineschi e le Mosinere per portare le aiute più ai bisognosi. Il cardinale Cerni. Prefetto emerito del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Questa presenza dei due cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: La guerra è una pazzia. Fermatevi per favore, guardate questa crudeltà. Queste le parole che Papa Francesco ha pronunciato all'Angelus di domenica scorsa. Parole nette che non lasciano dubbi e dare valore alle parole in tempi come questi è già un gesto importante. Chiamare guerra e non operazione militare serve per non creare equivoci di sorta. E dunque grazie a Papa Francesco per il coraggio e la lucidità conservate in questi giorni. Buonasera a tutte e a tutti, sono Daniele Rocchetti. Benvenuto, benvenuti a questo incontro che è promosso da molte fedi sotto lo stesso cielo insieme a ACLI Lombardia. Un incontro atteso e sappiamo che siete in tanti, in molti, un po' da tutta Italia a seguirci. Un saluto particolare alle tante coppie dei settori dell'Equipe Notre Dame di Roma che ci stanno seguendo, sono in collegamento. Stasera vorremmo Cercare di mettere a fuoco in che modo sia possibile stare da credenti in questa situazione di guerra. Per un cristiano la pace, lo sapete, non è una scelta tra le altre, non è un optional. Secondo Giovanni XX, ventesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, la pace è il primo dono di Gesù risorto. E attorno a questo tema i cristiani hanno misurato nel corso della storia la loro fedeltà al Vangelo e hanno sperimentato la fatica di coniugare nelle vicende umane quella buona notizia che altro non ha terreno su cui depositarsi se non la storia stessa, con due rischi che a me pare sono da sempre presenti dentro la storia della Chiesa. Il primo è quello che potremmo definire una sorta, neanche troppo velata, di fondamentalismo evangelico di coloro che brandendo minacciosamente il Vangelo evitano qualunque forma di mediazione con la complessità della situazione umana. Il secondo è speculare al primo, è eh, al precedente, quello di chi ritiene di fare i conti con la storia senza perdersi in eccessivi riferimenti e quindi eh, alla fine di giustificare con la fede qualsiasi tipo di opzione assunta. Sono corti circuiti che mostrano la difficoltà dei credenti a pensare, a coniugare, a stare dentro la storia umana. Allora, se questo è il quadro, come muoversi dentro lo scenario della tragedia ucraina? Perché di tragedia si tratta. Abbiamo visto un paese, l'Ucraina, appunto, a cui brutalmente è stata violata la sovranità e l'integrità territoriale che abbia visto il presidente della Russia, Vladimir Putin, sostenere di aver autorizzato l'invasione per smilitarizzare il paese, così ha detto, e proteggere il Donbass. Questa vasta regione, la vedete, ricca di giacimenti di carbone che apparteneva quasi per intero all'Ucraina e per un piccolo tratto alla Russia. Da allora, da quei giorni di inizio guerra, lo scenario lo abbiamo avuto sotto gli occhi. Bombardamenti pesanti e indiscriminati. Fughe bibliche, sono proprio, vere e proprie fughe bibliche di donne, di uomini, di vecchi bambini, che lasciano le loro case, la loro terra. Secondo l'Alto commissariato dei rifugiati delle Nazioni Unite Filippo Grandi, che è venuto a molte un paio di anni fa, già 2 milioni, quasi il 5% dei 44 milioni di abitanti l'Ucraina è stata costretta a lasciare il Paese per sfuggire alla guerra. Tra loro centinaia di migliaia di bambini, molti dei quali separati dai genitori. Che fare? Io credo che sia, anzitutto, necessaria una premessa senza equivoci. La premessa è la distinzione fondamentale tra aggressore e aggredito. Il primo va condannato e fermato. Il secondo va aiutato. Ma come? Come aiutare l'Ucraina? Certo, accogliendo i profughi, anche dopo che finirà l'onda emotiva di questi giorni. Solo allora misureremo la tenuta straordinaria di questo sentimento di accoglienza che sta oggi attraversando tutto il nostro paese. Qualcuno, tra i cristiani, sostiene però che questo non basta e alza la voce per chiedere che si incoraggi il sostegno militare agli ucraini vendendo loro armi aiutandoli nella resistenza armata contro l'invasore russo altri sempre tra i cristiani dicono invece che è una scelta folle perché rischia di sortire solo l'effetto di che dire di avviare un ulteriore passo nell'escalation del conflitto se vuoi la pace dicono questi prepara la pace non la guerra e attaccano i grandi interessi delle lobby delle armi, che dicono non è un caso che da tempo sono in aumento le spese militari per cui non ci sono soldi per tante necessità, ma per le armi si trovano sempre e si decide addirittura di destinarle a zone di guerra, rendendoci, secondo alcuni esperti e analisti, un paese belligerante. Allora capite che questioni complesse, che esigono un discernimento accurato, e noi siamo contenti e onorati di avere con noi stasera eh, due amici di alto profilo che ci aiuteranno a entrare dentro la complessità di queste questioni. Primo è Don Rocco D'Ambrosio, che è ordinario di filosofia politica presso la facoltà di, eh, di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, e l'altro è Don Fabio Fabio Corazzina, un amico carissimo delle acri di Bergamo, parroco di Brescia ed è stato, don Fabio, coordinatore nazionale di Paschristi. Io ringrazio di cuore davvero loro e ringrazio Martino che con me condurrà questo dialogo. E a Martino cedo subito la parola. Buonasera a tutti, a tutte e a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Partirei da una prima questione che riguarda strettamente l'Ucraina e che si rifà a questo interrogativo. È giusto che l'Ucraina si difenda con le armi. La tradizione teologico-morale della Chiesa e il catechismo di fatto pongono tre condizioni per giustificare l'uso della forza da parte dell'aggredito e che sono l'estrema razio, ovvero quando sono stati sperimentati tutti i mezzi non violenti per evitare la guerra. In secondo luogo, il fatto che la violenza difensiva non può essere preventiva, ma solo una risposta all'aggressore. E il terzo, la terza condizione, il terzo criterio, è quello della proporzionalità, ovvero il fatto che la risposta, in questo caso dell'aggredito, non può superare quella dell'aggressore. Allora la domanda che pongo sia a Don Fabio che a Don Rocco è: dentro la crisi ucraina queste condizioni si realizzano? Tocca a me. E allora buonasera a tutti e grazie del, dell'invito. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di un po' di calma eh, nel riflettere su questa situazione che ovviamente ci tocca per sensibilità, ci tocca per effetti economici, non ci tocca nel suo peso che è quello della, eh, della, della violenza, della distruzione. Del dover fuggire tante volte non farcelo, pensiamo alle vittime sia da una parte che dall'altra. Allora, eh, la questione è molto, è molto delicata. È stato richiamato il eh, catechismo eh, ben richiamato, l'Ucraina si trova dal punto di vista etico in una situazione prevista, quella prevista dal catechismo? Secondo me sì perché è stata aggredita, è stata aggredita ingiustamente e, e perché fino a questo momento, eh, da una parte, il, il tentativo di dialogo non produce frutti, ci auguriamo che lo produca al più presto il dialogo diplomatico, e dall'altra parte l'invasione, l'aggressione continua. Io vorrei essere chiaro su questo perché mi sembra Utile ehm, richiamarlo. Quando la Chiesa nel catechismo prevede la cosiddetta difesa popolare armata, che non è guerra giusta, la guerra non è mai giusta, quindi non diciamo sciocchezze, eh, guerra giusta è un termine logoro, antico, superato dal magistero, eh, popolare, eh, dal magistero ecclesiale, è una difesa popolare armata, non fa altro la Chiesa richiamandola e dandola una possibilità etica, che estendere il principio della legittima difesa. Cioè quando una persona è aggredita e non può difendersi in altro modo, cioè con le parole, con la persuasione, col fuggire, eh, può, è etico, usare le armi e quindi difendersi con le armi. Del resto è il principio che noi applichiamo alle forze dell'ordine, che prima di poter usare un'arma devono tentare in tutti i modi di contenere un aggressore. Se l'aggressore non si può contenere con altro mezzo è giusto usare le armi. Attenzione, quando si dice è giusto usare le armi, non è che si cancella tutta la situazione, perché in questa situazione, ma e mai nella storia dell'umanità, tutto il bianco sta da una parte e tutto il nero sta dall'altra. È chiaro che ci sono stati, c'è la politica di Putin che è una politica popolarista, espansionista populista perdone, populista, espansionista eh, ha molto eh, dell'Unione Sovietica di un tempo. Poi c'è l'Ucraina, l'Occidente, la NATO, la, la comunità europea che hanno fatto degli errori nei confronti di Putin. Questo non lo nega nessuno. Ma Ritengo che sia importante, noi non stiamo parlando degli errori di una parte o dell'altra, dove secondo me ovviamente gli errori eh, di Putin e dei suoi eh, gerarchi collaboratori, non tanto del popolo russo, ma eh, della eh, nomenclatura eh, russa ex sovietica, sono maggiori rispetto a quelli dell'Occidente. Eh. Ma al di là degli errori... Ora c'è una situazione, la situazione è quella di aggressione, c'è gente che sta morendo, si bombardano obiettivi civili e etico che la gente si difenda. Come difendersi? Ecco, il Catechismo insegna in maniera proporzionata. Che vuol dire in maniera proporzionata? Vuol dire che l'atto di difesa serve a contenere. E a respingere l'aggressione non deve essere ovviamente animato da spirito di vendetta o di ritorsione, di distruzione, perché altrimenti saremmo con il rispondere con le stesse armi e lo stesso stile e le stesse intenzioni dell'aggressore, poi ovviamente di più non si può dire. Del resto, la Chiesa cattolica prevede, se ho ancora un minuto. Eh, li accenno semplicemente prevede che anche durante le dittature sia etico in, sotto certe condizioni l'insurrezione armata come diceva Paolo VI nella un progresso. e come Giovanni Paolo II invece ha, ha proposto un altro tipo di intervento basato sul principio dell'ingerenza umanitaria quando alcune popolazioni stanno soffrendo un'aggressione più grande di loro non possono difendersi anche il Consesso internazionale ha eh, un diritto dovere, fra virgolette, di intervenire per questioni umanitarie, cioè per difendere. Mi fermo qui per ora. Grazie, grazie di questa opportunità, grazie a Rocco, grazie agli amici delle Acri, grazie a voi che ci state ascoltando. È interessante, la, la prospettiva è da cristiani di fronte alla guerra. È un'utopia oppure un realismo da cristiani? Io non sono un ucraino e non sono in Ucraina. Quindi in questo momento la domanda corretta che mi faccio è questa. È giusto che io mi difenda con le armi se sono aggredito? E penso che perdura in me, perdura in noi, e in questa società l'abitudine a uccidere, in fondo a non rispettare la vita, anche quando quella vita è sbagliata. Le prime pagine della Genesi ci regalano tre domande che delineano, a mio avviso, in base alle nostre risposte, quel modello antropologico che abbiamo abbracciato e che definisce anche i nostri comportamenti. Dove sei, dove è tuo fratello e che cosa hai fatto? E sappiamo bene che cosa significano queste domande. Dove sei Adamo, dove è tuo fratello Caino e che cosa hai fatto, dove è tuo fratello Abele e che cosa hai fatto a lui. Da lì parte la costruzione della città. Proviamo a rispondere con onestà e a valutare che cosa e come si possa rimettere e ritenere che sia giusto agli occhi di Dio. Giusto non è distogliere il volto dalla brutalità della guerra, dell'aggressione, dell'oppressione. Giusto è anche non lasciarci travolgere dalla logica che vuole trasformare l'altro in un nemico, perché altri me lo hanno raccontato come tale. Io credo profondamente che sia ingiusto, illecito, immorale costringerci a legittimare la guerra. E tutti i suoi strumenti quando ne restiamo impantanati come in questo caso dall'Ucraina e in tanti altri casi perché ormai è già tragicamente attiva dal punto di vista dei diritti della politica nazionale e internazionale della legittimità costituzionale dei diritti umani non ha senso questa questione non ha senso perché si presuppone che la guerra ed è interessante la domanda che ci avete fatto la domanda giusta era è giusto sostenere l'Ucraina con la guerra e i suoi strumenti e parteciparvi con quel popolo? E avete chiesto, è giusto che l'Ucraina si difenda con le armi. Ora ditemi voi se in Ucraina, e l'Ucraina non sta partecipando a una guerra. Quindi il tema serio è la guerra, non semplicemente la difesa armata. Bene, allora la questione è questa: non ha senso eh, perché si presuppone che la guerra sia uno strumento naturale e percorribile dalla politica nei rapporti fra stati. Sono aureole queste che grondano sangue e che normalmente noi mettiamo in campo dentro quello che viene chiamato lo use in bello. Dentro la guerra dobbiamo giustificarla e eh? grazie, ci arrivo anch'io. Invece non allarghiamo coraggiosamente richiamo al diritto dei popoli e al diritto alla pace. Figuratevi se dal punto di vista evangelico si possa minimamente giustificare la guerra, anche in questo momento in Ucraina. Il Vangelo è la vera tradizione. Le piccole tradizioni teologico-morali sono spesso il soldo dei potenti, dei prevaricatori della paura, di un falso realismo, di una inarrestabile violenza che abita a noi. E di una strana legittima difesa che ci mette nelle condizioni di immaginare che possiamo sopprimere l'altro. Onestamente, e qui chiudo con una citazione: chi è stato in guerra può parlarne. I salotti, io credo, farebbero meglio a tacere. E a evitare degli arzigogoli incredibili sul nulla, incapaci di vedere le vittime e di partire da loro. Cita un amico, Monsignor Pero Sudar, vescovo ausiliare di Sarajevo. Nei tragici giorni di assedio, scrive ad un certo punto: l'aveva detto a noi quando eravamo là con lui, dentro quella realtà terribile della guerra e dell'assedio, tre anni. Quattro anni assediati, scrive nel 2003 sulla rivista dell'Azione Cattolica. Ma già dicevo, l'aveva confidato a noi queste parole: Sentite, la guerra nella mia patria e le sue tragiche conseguenze mi hanno costretto ad immaginare il corso della storia senza le guerre, con cui si intendeva combattere le ingiustizie ed abbattere i sistemi ingiusti. Riconosco di essere stato convinto anche io che l'uso della violenza. E delle armi sia stato utile e necessario quando si trattava della libertà dei popoli. Dopo aver vissuto e visto da vicino che cosa vuol dire una guerra, e la guerra di oggi non la penso più così. Sono profondamente convinto e lo potrei provare che l'uso della violenza ha portato sempre e solo un peggioramento, anche alla mia città. Tutto questo obbliga la Chiesa a farsi segno di contraddizione e ad unire la sua voce a tutte quelle che gridano la pace, anche nelle condizioni che a prima vista postulerebbero una guerra. Occorre applicare letteralmente il modetto di Cristo, quello che lui ha rivolto a Pietro che con la spada voleva proteggere la vita del giusto e dell'innocente. Basta così. Basta così Pietro. Luca capitolo 22 versetto 5. Oggi l'unica scelta della Chiesa, dice Monsignor Pero, è la non violenza, perché questa è l'unica strada, magari lunga e sofferente, alla pace che viene garantita dalla giustizia. Beh, Sudar è un pastore che ama la sua gente ed è rimasto con loro anche nei giorni più difficili della guerra e dell'assedio e ci dà questa testimonianza partendo dal Vangelo. Grazie, don Fabio. Grazie, don Rocco. Abbiamo parlato del, eh, del dovere, del diritto dell'Ucraina, paese aggredito a difendersi. Ora vorremmo però fare chiedere un ulteriore passaggio perché in questi giorni eh, da noi si è scatenato un dibattito molto acceso sulla liceità o meno del fornire armi all'Ucraina che non è, bisogna ricordarlo, né un paese NATO né un paese dell'Unione Europea. In ogni caso, appunto, la questione è dobbiamo Dobbiamo eh, dare armi. Anche qua eh, ha fatto molto discutere la posizione dell'AMPI che ha sostenuto che l'invio di armi in Ucraina espone il nostro paese a un grave pericolo e dal contesto eh, è emerso appunto il timore eh, per una rappresaglia contro il nostro paese ma anche per il riacutizzarsi di un conflitto. Dall'altro c'è chi appunto citando... Il, tutto il criterio di ingerenza umanitaria eh, che prima è stato richiamato, che è stato di Giovanni Paolo II, a proposito del conflitto nell'ex Yugoslavia, e questi qualcuno addirittura citando Gandhi, là dove Gandhi ebbe a dire che eh, se si incontra un uomo in preda a fogli omicide o lo, e lo si dovesse uccidere, eh, colui che lo uccide sarà considerato un uomo caritatevole. E ecco, quindi, insomma, di fronte all'invio delle armi c'è un dibattito pubblico vivace, ma anche tra i cristiani c'è davvero una, una grande faglia che fa fatica a ricomporsi. Allora, eh, cominciando stavolta da Don Fabio, tu come la vedi questa posizione che vede anche il nostro paese impegnato a offrire armi all'Ucraina? Io vengo da una terra Brescia che sa bene che cosa significano le armi, come lavoro, come produzione. Ci freggiamo di avere nelle nostre valli una delle più antiche imprese armiere, la Beretta, e il comparto Valtrompia. Non solo, eravamo anche eccellenza, eccellenza nella progettazione, produzione e vendita di mine antipersona. Eccole qua, venivano prodotte nel mio paese, Castenedolo, per inciso io da piccolo ho collaborato alla fabbricazione di mine. Siamo nella terra di Ghedi, io sono cresciuto pochi chilometri e qui sono pochi chilometri eh, da quella terra nel cui ventre sono custodite le bombe atomiche, cioè la distruzione totale è possibile, minacciata e purtroppo già sperimentata da questa umanità. Bene, in questa terra nasce Paolo VI, che dopo Giovanni XXIII e il Concilio, denunciano definitivamente l'inutilità e pericolosità della guerra inutile strage, soprattutto denunciano la pericolosità delle armi della loro produzione e commercializzazione seguiti da tutti i pontefici fino a Francesco che alla scuola di Isaia il quale dice forgeranno le loro spade in falci e di Gesù che dice e continua a ribadirlo nel Vangelo tu non uccidere, tu rispondi al male con il bene tu ama il tuo nemico, tu perdona bene, questi pontefici hanno ribadito che le ragioni della pace sono più forti di ogni calcolo di interessi particolari e di ogni fiducia posta nell'uso delle armi, la loro fabbricazione distoglie risorse alle prospettive oggettive di uno sviluppo umano integrale e il loro utilizzo, oltre a produrre conseguenze umanitarie e ambientali catastrofiche, minaccia l'esistenza dell'umanità intera. Pensate, Papa Francesco ribadisce che la guerra è violenza di ogni giorno e che le armi ne sono uno strumento, sentite queste sue parole. Tante volte penso all'ira di Dio che si scatenerà contro i responsabili dei paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare le guerre. L'Italia è uno di questi. Noi siamo uno di questi paesi. E continua Papa Francesco, gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli. Nell'Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti capaci di produrre devastazioni che non risparmiano neanche i bambini, non c'è posto per le persone. Eccola la vera questione. Paolo VI interviene all'ONU il 4 ottobre del 65 e in quell'assise internazionale eh, dice queste parole, sentitele. Perché qui dentro c'è una risposta chiara, dal sapore profondamente evangelico e non violento, coraggioso, che è realistica altrettanto quanto la guerra e i suoi strumenti, e che è la nostra scelta cristiana. Dice Papa Francesco, scusate Papa Paolo VI, se volete essere fratelli lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con armi offensive in pugno. Le armi... Quelle terribili, specialmente, che la scienza moderna vi ha dato, ancora prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni. Badate i passaggi, eh? Producono vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Come la mettiamo noi cristiani e cattolici quando appoggiamo l'idea di mandare armi per risolvere i conflitti. Ah, sono molto perplesso da alcune cose che diceva Don Fabio. Comunque, allora, riprendo un po' il discorso. Chi crede nella legittima difesa armata, come la chiama il Concilio, non significa che non crede nella pace. Io personalmente credo nella pace, credo anche che il grande discorso, come aveva avuto il coraggio di eh, citarlo e di riprendere il concilio, l'aveva già iniziato a fare Don Tonino Bello, che ho conosciuto, amato e stimato, cioè il problema della sovrapproduzione di armi, il problema dell'educazione alla pace, della difesa non violenta. Va bene, queste cose quando si dice che un popolo ha Legittimamente il dovere di difendersi, non significa che noi aboliamo queste cose, assolutamente. Continuiamo a credere nella pace, a educarci, a lavorare perché si riducano gli armamenti tendendo proprio a zero, a una nuova fraternità, come dice Papa Francesco. Però i pontefici citati, come Paolo VI eh, nella Populorum Progressio al numero 31, come Giovanni Paolo II con l'ingerenza umanitaria, prima di tutto in Somalia e poi in altre circostanze, dicono che c'è un punto in cui eh, dobbiamo difendere gli aggrediti. Allora, eh, il punto è questo, cioè, a fianco a casa mia c'è una famiglia con delle bambine. Se qualcuno aggredisce questa famiglia oppure aggredisce le bambine, io non posso dire assolutamente... Eh, sono per la pace, non faccio niente. E eh no, mi dispiace, eticamente questa cosa non è assolutamente accettabile. Io devo fare di tutto, fare di tutto per bloccare l'aggressore. Devo chiamare la polizia se la polizia non arriva. No. Io non le so usare le armi, no. non lo so, prenderò una mazza, gli darò in testa. Qualche cosa devo fare, gli butto dell'acqua. Non lo so che cosa gli devo fare, ma qualcosa la devo fare. Perché... Attenzione, dal punto di vista etico questo ritengo che sia un passaggio molto importante. Personalmente io credo nella pace, probabilmente non prenderò mai un'arma per me, per me, per difendermi e quindi se il Signore mi darà la forza della fede e il coraggio, mi offrirò come martire. Ma questo lo posso fare per me, non posso farlo per altri, perché se ci sono... Degli indifesi, che sono i bambini, che sono gli anziani, che sono i portatori di disabilità, io ho il dovere di intervenire, anche se sono un pacifista che vuole offrire, un uomo di pace che vuole offrire a se stesso per la causa della pace e morire. Per gli altri ho il dovere di fare un obbligo di giustizia. Questa è la base etica. La base etica che noi estendiamo a livello di un popolo ha l'origine nel rapporto fra le persone. Per questo, Sant'Agostino, che è stato molte volte tirato come difensore della guerra giusta, Sant'Agostino dice che è la tua violenza che mi porta, mi sprona, determina la mia. Che vuol dire questa affermazione? Ingerit è il termine latino. Vuol dire che io non farei questo se tu non fossi. È stato citato Gandhi. Se tu non fossi. Facessi questo a me, e lo faccio perché non ho altro modo per difendermi. Rapidamente sulla domanda: qui c'è un popolo che sta subendo un'aggressione, è un popolo che è bombardato negli obiettivi civili, bambini, anziani, eccetera, eccetera. Cosa può fare la comunità internazionale? È giusto sostenerlo con l'invio di armi? La questione è etica, è giusto l'invio di armi. Se rientra nel principio e nella pratica di una legittima difesa popolare armata va bene. E poi c'è una questione giuridica, cioè se questo rispetta quelle poche, ma fondamentali comunque regole che abbiamo, come il Papa Francesco ha richiamato più volte, che vanno sotto il nome di diritto internazionale. Quindi, se rientrano, del resto, se rientrano in questo, è etico anche inviare delle armi, che non devono servire a distruggere l'oppressore, devono servire sempre a contenere e a difendersi dall'invasione. Del resto, del resto. Dicevo, Paolo VI lo dice, quando c'è una tirannia, eccetera, eccetera, e che non si riesce a sconfiggere in altra maniera, numero 31, è... Eh, possibile è possibile difendersi con un'insurrezione rivoluzionaria. E Giovanni Paolo II parlando di ingerenza umanitaria, scrive nel messaggio del 2000 della pace: scrive: in questi casi è legittimo e persino doveroso impegnarsi con iniziative concrete per disarmare l'aggressore. Del resto questo passo è stato richiamato più volte da Papa Francesco per dire giustamente che non dobbiamo esagerare con l'ingerenza umanitaria e lo abbiamo fatto nella storia dell'Occidente per giustificare delle, guerre, delle vere e proprie guerre, delle vere e proprie guerre l'abbiamo fatto. Non stiamo qui a citare perché non abbiamo tempo, l'abbiamo fatto. La Nato ha le sue colpe, gli Stati Uniti hanno le loro colpe, ma ci mancherebbe altro, ma nessuno le sta negando questo. Non dobbiamo esagerare dall'altro punto, da quel punto di vista, però non si può neanche esagerare dicendo secondo me, secondo me, siccome io sono per la pace, non faccio niente. Qui ci sono delle persone che sono anche esse per la pace e stanno subendo un'aggressione. Io posso dire non faccio niente quando parlo di me stesso, perché sono padrone di me stesso, ma se sono coinvolti altri ho il dovere. E se ho delle responsabilità politiche, istituzionali, ho il dovere di chiedermi, ma posso fare qualcosa per aiutare questa legittima difesa popolare? Del resto, è interessante che noi tutti quanti, come credo siamo seduti qua virtualmente, difendiamo la, la resistenza. E sappiamo benissimo che la resistenza l'hanno fatta sia... Gli, coloro che venivano dalla tradizione social comunista, anche altri da altre tradizioni, e anche la resistenza è stata fatta da cattolici. Quei cattolici non sono stati cattolici? Ma no, ma no, non è... Hanno ritenuto che in, in la loro coscienza, poi ognuno risponderà a Dio di quello che sceglie di fare, ma io non posso mettere in dubbio la loro testimonianza, perché secondo me la loro testimonianza è lineare. Qui, come dice Paolo VI, c'è un oppressore, Giovanni Paolo II, ma tutto il magistero. C'è un oppressore, che facciamo? Non ci difendiamo. Grazie mille per aver esposto eh, queste prospettive. Eh, se Mm, da un lato l'invio delle armi è una prima risposta a livello internazionale, una seconda risposta eh, è stata quella dell'imposizione di alcune sanzioni. All'indomani dell'aggressione, Stati Uniti e Unione Europea, insieme ad altri paesi, hanno imposto alla Russia diversi tipi di sanzioni: sanzioni economiche, sanzioni finanziarie, sanzioni informatiche. Sanzioni sportive. Con il rischio, eh, appunto, che eh, questa, que, quest, questo fattore diventasse in un certo senso ingovernabile. Pensiamo al caso limite della cancellazione di alcune lezioni su Dostoevsky eh, del professor Paolo Nori. Anche su questo punto le opinioni sono le più differenti. C'è chi insiste. Per, eh, per le sanzioni, perché sono un modo per favorire il rovesciamento dall'interno delle, del, delle intenzioni di Putin. D'altro canto, c'è chi, come per esempio, Raniero Lavalle, ha scritto in un recente articolo, le ha definite l'altra faccia della violenza apocalittica. Da qui una domanda. Le sanzioni che sono state imposte sono la risposta adeguata a quanto accaduto, non rischiano di generare, come peraltro storicamente è già accaduto, risentimento e di contribuire ad un'escalation della violenza, cose che appunto nella storia ha già avuto risvolti simili. Lascio la parola a Don Rocco. Bene, allora le sanzioni sono uno strumento politico-economico. Colpiscono o meglio hanno la finalità di eh, come dire esprimere un'opposizione politica, cioè tu mi aggredisci, io invece di attaccarti, diciamo così, eh, ti tolgo dei viveri, quelli che posso togliere. E poi hanno una grande ricaduta popolare, cioè nel senso che, diciamocelo francamente, sulla tavola di Putin mancheranno poche cose con le sanzioni perché comunque non morirà di fame. Beh, invece, il popolo russo con le sanzioni avrà vita più difficile di quanto ce l'aveva fino all allo scoppio della guerra. Però, guardate, è facile discettare su quello che fanno i nostri politici seduti come stiamo noi tranquilli, però io le comprendo le sanzioni. Allora cosa penso delle sanzioni penso che di fatto sono il primo strumento penso che devono essere temporanee perché chi paga di più il costo delle sanzioni è la popolazione appunto anche qui abbiamo tutta la storia delle sanzioni nel, con gli altri popoli con cui avevamo grandi discussioni diplomatiche di territorio eccetera eccetera e poi si deve passare ad altre cioè a portare a termine i dialoghi e a, ad avere dei frutti che portano alla tregua e alla cessazione, perché appunto le sanzioni alla lunga mettono in ginocchio un popolo. Però, però scusatemi, io mh, non voglio criticare nessuno, lo dico con molto rispetto, ma se la posizione è la difesa popolare armata, no. Le sanzioni nemmeno no. Io sono amico di Raniero Lavalle, ma non condivido certe cose. Lo dico con molta franchezza. Le sanzioni no. Che cosa deve fare l'Occidente? Deve stare solo a guardare? E eh no. Attenzione, perché dal punto di vista etico esiste anche una responsabilità. Si chiama responsabilità comunitaria internazionale. Io devo mettere in atto tutti i mezzi, chiaramente. In un quadro di diritto internazionale, in un quadro che non peggiori la situazione, e ritorniamo sempre a quello che diceva il catechismo: perché questa storia finisca? Non posso star seduto lì, io popolo, io istituzione. Poi ognuno, cioè ognuno può dire per sé: Vabbè, io non faccio niente, mi metto a pregare e che Dio ci aiuti, ma ci mancherebbe altro. Qui invece, quando parliamo di sanzioni, di invio di armi e di altro, noi parliamo di responsabilità dei nostri capi, cioè di coloro che ci governano, che hanno la responsabilità del bene comune nazionale e anche internazionale. E allora le sanzioni sono uno strumento eticamente accettabile, a termine, ovviamente a termine, e calibrate per non avere l'effetto che chi paga di più è anche la persona meno responsabile. In questo caso sarebbero le cittadine e i cittadini russi. Rocco resto abbastanza allibito, posso dirle, anche di una certa superficialità con cui considera il mondo e le soluzioni eh, dei non violenti. Lei non può dirmi, se non mandiamo le armi, non fate niente? Mi dispiace tanto, ma è una visione di non violenza sia politica che evangelica estremamente limitata e, e che denota anche forse che c'è bisogno di un approfondimento. E mi dispiace questo. Secondo, vorrei anche dirle che prima o poi dovremo scostarci dal catechismo e provare a ritornare al Vangelo. Io ho rilanciato alcune logiche evangeliche. E il Vangelo è ciò che più mi mette in difficoltà su questi temi. Più di Paolo VI, più di Giovanni XXIII, più di Papa Francesco, di Papa Benedetto, eh, più del Catechismo e più del compendio della Chiesa Cattolica. E quindi dovremmo ragionare, siccome noi stiamo facendo un incontro sul tema cristiani e la guerra, e quello che sta accadendo su questo. Mi sembra che invece stiamo giustificando un realismo politico esasperato, ma entro nel merito. Derubricherei la questione Dostoevsky culturale no? che ha provocato eh, un dibattito in questi giorni come un'insipiente ignoranza. La cultura e il sapere, la scuola e la formazione sono strumenti di pace, di incontro, di conoscenza, di fraternità, di umanizzazione del quotidiano. Tanto è che quando inizia una guerra, si bombardano le scuole e si sospendono i processi formativi immediatamente. È evidente. L'ignoranza è funzionale. Le sanzioni, ed è vero e condivido quello che diceva, le sanzioni sono opportune, però ci ricordano una cosa interessante. Ci ricordano che il mercato serve, ma non basta. Siamo perfino riusciti a tradurre in logica economica i diritti, come la salute in questi due anni, e figuratevi se non lo facciamo con la guerra e con la violenza. Non basta il mercato, perché serve una buona politica e una buona informazione, oltre che una limpida responsabilità. E allora entriamo nel merito, nel merito, perché dobbiamo entrarci nel merito e, ripeto, dobbiamo scostarci dall'idea che la nostra riflessione la facciamo solo dentro la guerra. Quando siamo dentro, lo possiamo giustificare tutto, anche davanti a Dio e Dio giudicherà e la nostra coscienza giudicherà. Ma il problema è che qui siamo entrati in una guerra preparata. La guerra in Ucraina era già iniziata nella cecità di quasi tutti. Nella primavera del 2014 14, ha causato più di 14.000 vittime e un milione e mezzo di sfollati interni. La guerra non nasce da un giorno all'altro, anche questa. La si prepara, la si calcola, la si decide, la si accetta. Non è una disgrazia come un terremoto o un'alluvione. Le sue radici affondano e si affondano profondamente nell'ingiustizia, nell'interesse di pochi, nell'indifferenza al dolore degli altri. Bene, le scelte politiche che lei diceva sono delle scelte benedette di un governo che non può fare altro se non fermarsi a guardare o mandare armi, sono queste. Tra il 2011 e il 2015 il governo italiano ha autorizzato l'invio di armi in Russia per 131 milioni di euro, nonostante l'embargo commerciale dell'Unione Europea ha fornito poi 344 milioni di euro all'Ucraina, ne ha promessi altri 1 miliardo e 9 alla Russia. E poi ci giochiamo e stiamo qui a discutere sulle sanzioni economiche, che come spesso capita e come giustamente diceva, non fanno altro che impoverire e rendere la vita ancora più dura ai poveri, alle famiglie. Potremmo pure togliere agli oligarchi una qualche villa, uno yacht, ma la povera gente sarà alleggerita del necessario, del pane e del lavoro». E allora non possiamo giustificare né le armi né la guerra quando siamo stati incapaci di prevenirla, con politiche adeguate di cui noi ne siamo responsabili. E in quanto cristiani non possiamo giustificare il realismo politico di chi dice adesso non possiamo fare nient'altro, è grazie. E prima? Perché non ritorniamo alla radice evangelica che ci chiede il coraggio di ricominciare? Basterebbe tornare al Vangelo di oggi se siete andati a messa. Il Vangelo di oggi è incredibile. Parla di una giustizia che supera quelli degli scribi e dei farisei. E io vedo che siamo scribi e farisei davanti a questo. Gesù nel Vangelo dice tre cose. Primo, non uccidere tuo fratello. Secondo, non pregare davanti a Dio, rivolgerti a Dio prima di esserti riconciliato con tuo fratello. Terzo, accordati con il tuo avversario camminando, con lui. Prima di arrivare alla divisione, alla scongiura e alla guerra. Questo possiamo declinarlo laicamente? Primo, puoi donare la vita, ma mai toglierla agli altri. Primo, è la storia degli obiettori di coscienza e dei primi cristiani che forse abbiamo dimenticato. Secondo, Impara i cammini di verità e riconciliazione, che sono un modo per uscire dai conflitti e tante storie e nazioni ce li hanno insegnati. E scegli la giustizia riparatoria, non la vendetta, come risposta al male che viene fatto. Terzo, l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione dei conflitti e quindi privilegia la prevenzione. Qualcuno ha mai sentito parlare di prevenzione dei conflitti in, Ufra in Ucraina? Noi che giustifichiamo l'invio di armi, bene, quei quelle centinaia di milioni di euro, avrei preferito, fossero investiti in formazione per operatori di pace che dentro i conflitti si collocavano, non con un mitra o un bazooka o un caccia, ma si collocavano con l'intelligenza del Vangelo per chi è cristiano, del diritto internazionale della pace per chi è laico, della fraternità e dell'umanità per ciascuno di noi. Grazie, eh, grazie. E una, un dramma nel dramma è che questa guerra vede contrapposti due popoli di grande tradizione cristiana, cristiani ortodossi, perché sono cristiani ortodossi la maggioranza in Russia, sono cristiani ortodossi la maggioranza in Ucraina. Tra l'altro, noi sappiamo che le chiese ortodosse sono autocefale, quindi sono chiese nazionali. E sappiamo che qualche anno fa la Chiesa ucraina che dire si è separata da quella russa. Con la domanda che, vi, che rivolgo a entrambi, partirei da Don Rocco, eh, quanto influisce questa separazione a livello politico? Ha fatto specie, devo dire, anche che dire prima il silenzio e poi le parole del patriarca Cirillo un teologo che noi amiamo molto, Andrea Grillo, nel suo blog ha intitolato Sostiene Cirillo, la guerra metafisica contro il peccato sessuale. Ecco, ma aiutateci un po' a capire questo, per quanto è possibile, dentro il contesto delle chiese ortodosse. Grazie. Beh, mh, qui siamo tutte persone Visto che parliamo di chiese che crediamo nel Vangelo, lo volevo dire a Don Fabio, anch'io credo nel Vangelo indegnamento: cioè non sono assolutamente un teorico della guerra, né tantomeno guerrafondaio, cioè, e credere nel Vangelo, però, comporta delle scelte. Va bene, al di là di questo, eh, sono due, ci sono due chiese coinvolte. E, mi sono spesso ricordato in questi giorni il coraggio che ebbe Giovanni Paolo II, quando andò a Belfast e a dire a chi qui vi scontrate perché siete cristiani, gli uni cattolici, gli altri protestanti, e vi uccidete. Ma Dio non è dalla parte vostra, perché chi uccide in nome di Dio, l'ha ripetuto anche Papa Francesco più volte, non solo in questi giorni. Chi uccide in nome di Dio non crede in Dio. E Kirill, secondo me, ha fatto l'errore che viene fatto in molte religioni, viene fatto nel, nelle religioni moneteiste è abbastanza comune, nell'ebraismo, nel cristianesimo, nelle varie confessioni cristiane e anche nell'Islam. L'errore è quello di giustificare in nome di Dio quello che non si può. Giustificare. E, e quindi sono coinvolte delle chiese. Beh, questo dice molto che queste chiese dovrebbero lavorare tutte e due, e, siano esse protestanti, cattoliche, eh, ortodosse, dovrebbero lavorare per la pace. Io credo nelle cose che ha detto Don Fabio, ma eh, torna a dire: il momento è una cosa, poi. Quello su cui dobbiamo lavorare è quello che ha detto Don Fabio, ci mancherebbe altro, è l'assimilazione del Vangelo, la testimonianza. E le chiese, forse queste chiese, lavorano poco se una chiesa da una parte giustifica la guerra in termini molto ideologici, strumentalizzando il Vangelo, facendo analisi anche moderne un po'. Anche appunto intellettualmente e culturalmente molto deboli, riferirsi alle persone omosessuali, cioè, e forse l'altra Chiesa, dall'altra parte appunto, doveva lavorare prima eh, per creare un clima di pace eh, migliore, eh, che non fosse solo all'interno dell'Ucraina, ma eh, con i vicini russi. Ecco, eh, il ruolo delle chiese. È un po' mancante ed è vero che abbiamo ancora tanto tanto da lavorare sul tema sul tema della pace su questo non, non ho assolutamente dubbio la testimonianza delle chiese e c'è anche un ruolo civile eh, io lascerei stare per quel poco che capisco non è che capisco molto poco di quello che insegno per miei limiti culturali, lascia restare l'articolo 11, perché l'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come, mezzo, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 11 non ripudia la resistenza di un popolo aggredito. Non era questo. Il, leggendosi un po' le pagine del dibattito dei costituenti, molti di loro avevano fatto la resistenza, capivano benissimo quello di cui stavano parlando. Quindi. L'articolo 11 ha una solennità, un'importanza, ci mancherebbe altro, e altre volte sono stato anch'io uno di quelli che lo ha citato per guerre che venivano definite operazioni di polizia internazionale, ma era una guerra di aggressione. E quindi andava benissimo l'articolo 11, ma non penso, almeno nella mia ignoranza, non penso che sia questo il caso. Perché anche dal punto di vista civile... Abbiamo ancora molto da, livo, da lavorare. Bobbio scriveva abbiamo una grande filosofia della guerra, ma abbiamo una debolissima filosofia della pace. E quindi questo è un impegno anche per le istituzioni civili culturali, culturali serie. E condivido il fatto che c'è molta stupidaggine in giro anche nelle accademie. Grazie. Ogni, ogni divisione è scandalo e inciampo per chi vuole avvicinarsi a Dio e che, per chi vuole anche eh, riconoscere la fraternità. In questi giorni tutti siamo scandalizzati, e lo ricordava Rocco, ma anche Daniele, dalla posizione del patriarca ortodosso Russo Chiri, giustamente direi. Però la questione è che la divisione dei cristiani in questa vecchia Europa e nel mondo resta uno scandalo, sempre, ancora di più oggi, perché dà più spazio alle nostre ragioni che al Vangelo, ai dogmi. Piuttosto che alla fede seria e sincera e trasparente, alle regole, anche a quelle etiche, piuttosto che alla vita. Come spesso ci ricorda eh, un amico, credo comune, e un maestro del calibro di Monsignor Luigi Bettazzi, uno degli ultimi padri conciliari viventi, l'ultimo per noi, quando indichi con un dito un colpevole, ricordati che ci sono tre dita che si rivolgono verso di te e quindi richiama la tua corresponsabilità. E su questo tema dell'unità e della divisione, pensiamo alle nostre Chiese, alle nostre comunità, alla nostra Chiesa Cattolica, quanta fatica a ritrovare un cammino comune. Ma ritornando a Kirill, mi ricordo che me lo sono andato a rileggere perché è interessante come ci siano anche le fatiche nella storia delle persone, compreso nella storia dei Papi e dei Patriarchi. Il 12 febbraio del 2016, Papa Francesco incontra a Cuba Kirill e firmano una dichiarazione congiunta. Ne leggo due pezzi, perché parlano anche di quello che accade oggi e della riflessione che eh, con Rocco stiamo cercando di condividere. Dicono, incontrandoci lontano dalle antiche contese del vecchio mondo, sentiamo con particolare forza la necessità di un lavoro comune tra cattolici e ortodossi, chiamati con dolcezza e rispetto a rendere conto al mondo della speranza che è in noi possa il in nostro incontro ispirare i cristiani di tutto il mondo a pregare il Signore con rinnovato fervore e maggiore unità. E poi parlano della tragica situazione del Medio Oriente, della Siria, in quel periodo era devastante, il 2016, e oggi non ne parliamo più, però dicono ci rivolgiamo con un fervido appello a tutte le parti che possono essere coinvolte nei conflitti, perché mostrino una buona volontà e siedano al tavolo dei negoziati. E mi sarebbe piaciuto sentire queste parole. E poi continuano insieme, insieme eh? firmato Papa Francesco e Kirill, deploriamo lo scontro in Ucraina, questo documento è datato 2016 e sentite queste parole, forse è questo che ci siamo persi, deploriamo lo scontro in Ucraina che ha già causato molte vittime, innumerevoli ferite ad, abit ad abitanti pacifici e gettato la società in una grave crisi economica ed umanitaria, 2016. Invitiamo tutte le parti del conflitto alla prudenza, alla solidarietà sociale e all'azione per costruire la pace. Invitiamo le nostre chiese in Ucraina a lavorare per pervenire all'armonia sociale, ad astenersi dal partecipare allo scontro e a non sostenere un ulteriore sviluppo del conflitto. Ecco perché Rocco. Non posso giustificare l'invio di armi adesso, perché quella era la strada. E l'invio di armi giustificato eticamente e cristianamente è cancellare le promesse che ci eravamo fatte. Proviamo a tutti i livelli, io per primo, eh, a dare peso e sostanza alle parole che pronunciamo e ai patti che sottoscriviamo. Forse questo ci aiuterebbe ad essere costruttori di pace. Penso che all'unanimità... Eh, possiamo gridare, possiamo sperare che dentro questa crisi eh, sia la diplomazia a, a risolvere le cose. Dentro la diplomazia ci sta l'ONU. Eh, L'ONU dovrebbe essere l'organismo sovranazionale incaricato di mediare tra le parti. Nell'occasione eh, attuale, affermarlo di fatto eh, è stato un veto. Un veto è un diritto di veto che possiedono Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Cina dentro questo organismo e che possono imporre appunto il veto. Questa modalità, questa possibilità da parte di alcune nazioni di imporre un veto su alcune decisioni non andrebbe riformata a livello di diritto internazionale. Tocca a me. Beh, eh, in un certo senso facciamo la scoperta dell'acqua calda, cioè nel senso certo che andrebbe riformato, eh, se ne parla da tanti anni, eh, se ne parla soprattutto con due riferimenti, cioè l'equilibrio che sta all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'equilibrio che si era creato, giusto o sbagliato che sia, che si era creato dopo la seconda guerra mondiale. Gli equilibri che ci sono geopolitici sono diversi e le esigenze che ci sono oggi geopolitiche sono diverse poi va sottolineato quello che diceva don Fabio cioè che la eh, pervasiva mentalità economica influisce anche in organismi internazionali eh, come le Nazioni Unite che molte volte non sono libere di fare le loro scelte eh, chi siede soprattutto nel Consiglio di sicurezza ma lo fa basandosi sulla logica dello scambio, sulla logica dell'accrescimento del profitto, del dominio anche culturale economico, questo sì. Però sappiamo anche che, come in tutti gli organismi istituzionali, la riforma può avvenire o con una rivoluzione, ci auguriamo pacifica, sempre, ci auguriamo pacifica, oppure con la fatica, se non c'è la rivoluzione pacifica, con la fatica di tentare accordi, alleanze, eh, proposte, portarle avanti, trovare i voti, portarle in assemblea, ecco perché eh, questi organismi vanno riformati, come va riformato anche il problema dell'Unione dell Europea e della sua capacità politica incisiva e poi la presenza nel campo europeo della Nato, che non è uno strumento europeo, ma è uno strumento su cui spesso l'Europa si appoggia e anche questo merita eh, riforma. E in questo la storia ci insegna che ci sono riforme che partono dall'alto, raramente, ma le riforme più efficaci sono quelle che partono dal basso, creando culture veramente di pace, culture di collaborazione tra i popoli e di creazione di un diritto che sia realmente la tutela delle persone e dell'incontro delle persone. Grazie Rocco, condivido pienamente le sottolineature che hai fatto. L'ONU va riformato, lo diciamo, la storia e la geopolitica si è radicalmente modificata, ma la struttura è rimasta quella del dopoguerra. È evidente che non possa reggere una struttura come questa. È pur vero che l'ONU su questi temi della pace e della guerra ne ha anche combinate di grosse in questi anni. Possiamo citare due situazioni, il Ruanda e il Srebrenica? Resta però uno strumento di politica multilaterale, uno strumento di richiamo continuo al diritto internazionale dei diritti e della pace, che spesso invece le legislazioni e gli accordi bilaterali o locali dimenticano e calpestano. Paolo VI sempre all'onu nel 65 ricordò che erano lì tutti in nome dei morti dei poveri e dei sofferenti forse questo ce lo stiamo dimenticando non siamo lì in nome degli interessi dei ricchi e dei potenti ma in nome dei morti dei poveri dei sofferenti nasce dopo la devastante situazione ed esperienza della seconda guerra mondiale un conflitto nucleare l'unico e speriamo che resti tale conflitto nucleare della storia. E chiudeva poi Paolo VI dicendo: Mai le scelte che farete devono essere fatte senza contro o sopra l'altro, ma sempre con e per l'altro. Sembra un'utopia. Antonino Bello le chiamava utopie, cioè dei luoghi buoni verso i quali se ce la mettiamo tutti riusciamo ad arrivare e condivido l'appello e la sottolineatura di Rocco noi possiamo pretendere che gli alti sistemi e <coughs> i governanti e i potenti della terra cambino ma alcuni cambiamenti vengono dal popolo da noi dal basso sia dentro la chiesa che dentro questa società e c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità e chiudo sempre con Don Tonino che sottolineava come di fronte alla guerra, di fronte al bisogno di cambiamento, di novità, diceva sono tre verbi che dobbiamo coniugare. Denunciare, annunciare e rinunciare. Bene, denuncio l'aggressore, l'armatore, il plutocrate, l'oligarca, il politico e denuncio anche la mia corresponsabilità. Annuncio la non violenza evangelica. Come via? verso la fraternità e annuncio anche la non violenza politica che Gandhi ci ha insegnato come via alla soluzione dei conflitti. Rinuncio. Già. Già. Questo è un problema serio. Che cosa sono disposto io a rinunciare per la pace? La guerra ha un prezzo, un prezzo immane in vite, dignità, distruzioni, solitudini, sofferenze, dolore, rabbie, odio, ma anche la pace non è gratis. Ha un prezzo. E le nostre nazioni democratiche le nostre chiese solidali e caritatevoli, le nostre famiglie sicure nella mammagia, le nostre comunità urlanti spesso e inconcludenti, cosa sono disposte a pagare per la pace? E credo che dovremmo su questo riaprire un ulteriore dibattito. Ma come sottolineava Rocco, questo partire dal basso, anche con un prezzo che siamo disposti a, piegarlo, a pagare, dobbiamo dichiararlo e provare a viverlo fino in fondo. Altrimenti attenderemo i miracoli. Ma Gesù stesso ci ha detto mi dispiace tanto. La soluzione dei miracoli accadrà, ma non è la via con cui si cambia la vita. La via con cui si cambia vita è la conversione. Non è un problema di Dio, è una scelta, è una responsabilità nostra che dobbiamo riprenderci in mano. Grazie, grazie di cuore a Don Fabio, grazie a Don Rocco, è stato credo una serata di grande qualità, un confronto dialettico eh, non paludato, ma io credo che sia la forza del Vangelo, perché il Vangelo chiede un discernimento continuo, mette in gioco la libertà e la responsabilità per tradurlo qui ed oggi. D'altronde, se ci pensiamo bene, nella storia della Chiesa le due tradizioni, quella profetica e quella sapienziale, si sono spesso confrontate, a volte scontrate, a volte arrivate a sintesi. La, la, quella profetica è appunto quella dell'annuncio, del valore, e che porta con sé la forza, evidentemente, dell'annuncio, ma anche il rischio a volte di apparire agli occhi del mondo un idealismo astratto. E, e dal, invece quella sapienziale è più attenta appunto alla storia, alla complessità, con il rischio a volte di un realismo eccessivo che rischia appunto di, di sbocciare in, eh, in eh, cinismo. Io davvero mi pare che con molta sapienza sia don Rocco che don Fabio hanno che dire, mostrato la pertinenza delle loro posizioni e entrambi hanno citato don Tonino Bello. E quindi permettete, eh, vedo entrambi sorridono, chi l'ha conosciuto sa quanto... Quanto appunto pensate alla guerra del Golfo. Io ricordo sempre che i suoi articoli contro quella guerra venivano faticosamente pubblicati su Avvenire, mentre li pubblicava ogni volta il manifesto. Allora mi piace finire proprio con una sua citazione là dove dice: Chi ama la pace ha il coraggio di tirare fino in fondo le conseguenze di certe verità, non ha paura di dire come stanno le cose anche quando le sue parole rovinano la digestione dei potenti. Non ammorbidisce la profezia con i trucchi diplomatici, pur di non recare dispiacere a qualcuno. Mette il dito sulla piaga dell'ingiustizia senza spaventarsi delle ritorsioni. Non si tira indietro se deve dire che la logica delle crescenti spese militari cozza contro quella del Vangelo. Non abballa con i suoi complici silenzi lo sterminio per fame di popoli interi. Non si copre dietro gli scudi della prudenza per coprire la follia degli scudi stellari. Non teme il rischio dell'impopolarità se denuncia fino alla noia le tragiche aritmetiche della miseria, dei debiti del terzo mondo, della confusa dei diritti umani, della corsa assurda di armo atomico che sta preparando l'olocausto planetario. E fa tutto questo, diceva Don, Don Tonino. Non per calcolo politico, ma perché sa che ogni uomo di qualunque colore appartenenza porta con sé un frammento di Dio e che la pace che stasera che dire, ha soffiato, prepotente nelle parole che abbiamo ascoltato, possa davvero trovare ascolto anche dentro il palcoscenico della storia. Quindi, grazie a Martino che eh, con me ha condotto la serata. Grazie di cuore a don Fabio Corazzino e grazie di cuore a don Rocco d'Ambrosio. Grazie. Grazie a voi. Grazie.